torno da un ospite internazionale, l'hanno introdotto i miei corrispondenti, i nostri corrispondenti della RAI, Teodoro Lonfernini, segretario di Stato al lavoro, ex capitano reggente, stiamo parlando di San Marino, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto a Studio Buongiorno. 24, insomma abbiamo travalicato il confine anche se per pochi chilometri, insomma nel cuore dell'Emilia Romagna. Lonfernini, qual è la situazione Covid nel paesino, sul Titano, a San Marino? Beh, la situazione è come nel resto del mondo decisamente complicata. Stiamo affrontando come tutti una pandemia che ci ha coinvolto sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista ai noi economico decisamente pesante, forse troppo pesante per poter reggere da parte di tutti l'onda d'urto. Al momento nel nostro paese, nella Repubblica di San Marino, abbiamo dall'avvio della pandemia un qualcosa come più di 1000 persone coinvolte, 1000 persone contagiate. Al momento abbiamo 247 positivi da quando l'attività virale si è riattivata in maniera considerevole, per cui siamo in una situazione di grande monitoraggio del nostro territorio, siamo in una situazione di grande attenzione allora, nei confronti di chi vive chiaramente questa situazione, ma siamo anche nelle condizioni di poter svolgere delle attività normative e di decreti legge differenti. Io qua, non so lei se mi vede, io ho una lettera qua, nelle mie mani, la faccio vedere alla telecamera. È la firma di... La vedo a distanza, ma ci provo a leggere. Allora, gliela dico io, gliela riassumo. È la lettera di 15 sindaci della Nova Feltria, di Rimini, che insomma dicono l'Italia è chiusa, i ristoranti nell'Emilia Romagna sono chiusi, i nostri cittadini travalicano il confine, vanno a San Marino e vanno a cena lì. Alla fine vi accusano di concorrenza sleale, ma soprattutto di non stare troppo attenti alla circolazione del virus. Beh, allora mi lasci subito dire che questa circostanza ha per noi una sensibilità particolare. Prima di tutto perché il nostro paese è pienamente integrato per logiche territoriali all'interno di un grande paese come la Repubblica Italiana e noi ne abbiamo profondo rispetto sotto ogni punto di vista. È logico però che da un luogo come il nostro, un territorio di 64 km quadrati, una popolazione molto limitata, siamo anche nelle condizioni di poter adottare con quel grande monitoraggio e quella grande attenzione da un punto di vista sanitario delle disposizioni di svolgimento di una vita, diciamo così, pressoché ordinaria e ordinata, anche differenti da quelle che sono le disposizioni. Quindi lei dice da noi c'è il distanziamento sociale, i dispositivi di sicurezza vengono assicurati e quindi rifiutate l'idea di concorrenza sleale. Le chiedo però una cosa, i malati di San Marino in quale ospedale vanno? Vanno solo nell'ospedale di San Marino o vengono anche dislocati negli ospedali italiani? Ma guardi, la ringrazio di questa domanda perché mi offre l'occasione per chiarire nuovamente cosa ha fatto San Marino anche nel momento più complicato, cioè in marzo, aprile e in maggio. Il nostro ospedale di Stato, l'unico che abbiamo in territorio, è stato in grado di attrezzarsi con una organizzazione notevole e rispondere al fabbisogno interno senza che nessun cittadino sammarinese ricorresse presso un ospedale italiano e quindi diventasse anche quell'aspetto un problema aggravato per gli ospedali a noi vicini. Abbiamo dialogato costantemente con le autorità sanitarie, siamo oggi in un totale dialogo e organizzazione con le autorità sanitarie a noi vicine, ma abbiamo avuto la forza nella nostra piccolezza di resistere e di organizzazioni di rispondere completamente. Segretario, le chiedo scusa, ma devo bloccarla un istante per andare a sentire il Presidente del Consiglio che sta intervenendo a un evento del Corriere della Sera. Ma nel mio spazio aperto al pubblico il protocollo è rispettato, perché ciò nonostante la pandemia è arrivata, adesso dobbiamo adottare delle misure diversamente graduate. Ne usciremo e voglio prima sentire
chef Bottura, e poi risponderò alle domande. Le ha riassunti anche lei, però sentiamo lui. Grazie Presidente, grazie. Scusi, ma sono guidato da una passione fortissima. E la prima cosa che vorrei dire è che non sono qua per me, perché l'Osteria Toscana... Allora, vediamo se poi tornerà sul DPCM, Presidente del Consiglio Conte. Abbassiamo l'audio di Bottura. Torniamo, è un suo vicino di casa, Bottura, segretario di Stato? Siete vicini abbastanza? Giusto? Penso di sì, non ho mai avuto l'occasione di conoscerlo. Però, insomma, come collocazione geografica. Vabbè, quindi mi dice, alla fine c'è collaborazione con l'Italia, questi sindaci devono stare tranquilli, però alla fine i ristoratori italiani saranno un po' frustrati, no? Non crede? Ma io credo che siano frustrati indipendentemente da quelle che sono le scelte che un paese come la Repubblica di San Marino ha adottato. È un settore estremamente colpito, al quale va tutta la mia solidarietà, non soltanto degli operatori sammarinesi, ma tutti gli operatori a noi vicini. Noi vogliamo però mandare un messaggio rassicurante. Non facciamo disposizioni leggermente differenti per una banale concorrenza, come qualcuno ha voluto far ricadere in una polemica del tutto strumentale. Lo facciamo perché, in pieno rispetto di quelli che sono i territori a noi vicini e il nostro territorio e il monitoraggio del nostro territorio, riteniamo di poter supportare gli operatori economici con un vantaggio, con un lieve vantaggio maggiore in più rispetto ad un grande paese come l'Italia. Questo perché possiamo mettere in campo quell'ordine nei controlli, nella vigilanza, nel far applicare le norme, nel sanzionare chi di fatto le norme non le applica, proprio perché siamo un piccolo territorio. Grazie al segretario di Stato Lonferdini da San Marino. Allora, fatemi chiudere un po' con leggerezza, con un sorriso in questo momento difficile.